Carissimi amici di Radio Una Frontiera, ben ritrovati dal vostro Raffaele Russomando. Allora, abbiamo un piacevole amico del Bellini Pizzeria e Ristorante, Gennaro Tomasini. Ciao Gennaro. Ciao, buongiorno e buonasera a tutti. Allora, partiamo un pochettino dalla storia di questo bellissimo locale, 70 tondi tondi Sì, di infatti, recente. il 7 maggio abbiamo compiuto 60, 70 anni di attività. Siamo nati a maggio del 1946 dai miei nonni, Gennaro e Vincenza, che aprirono e si vuole adesso che ci sto io alla terza generazione, sempre a livello di ristoratori e pizzaioli. Beh, certo, l'augurio poi chiaramente di fare Quanto anche più più. possibile. Senti, però, beh, 70 poi combacia anche con tante belle cose, tante novità, fra cui c'è una pizza che merita particolarmente. Sì, oltre il mese scorso siamo partiti con delle pizze d'élite e ci è venuto l'idea di portare a termine l'ultima pizza nata, e quella delle mura greca, ovviamente che si trovano adiacente Certo, perché prende uno spunto. al nostro civico, e abbiamo dato proprio la forma classica rettangolare della piazza, e con tante novità, i bordi ripieni, e quindi vi invito direttamente a venirla a gustare. Ecco, quale migliore sponsorizzazione, ecco, in tal senso. Ma ecco, a proposito, oltre alla pizza da te citata in questo momento, ce ne sono anche delle altre, no? Ci sono le pizze d'élite. Sì, come no, dalle classiche intramontabili Margherita, Marinara e quelle di base. Al finire, ti ripeto, con queste otto tipologie di pizze menù d'élite che abbracciano sia un po' il periodo estivo che invernale con prodotti di nicchia, è l'ultima nata inerente, ti ripeto, alla piazza, perché ormai più nel male che nel bene di piazza Bellini si sta parlando intorno della movida della sera, che ci sono atti di vandalismo. Al centro della piazza si trova il monumento di Vincenzo Bellini, quindi come non riqualificarlo, e abbiamo cercato di riqualificarlo sotto dedicargli direttamente una pizza. Ecco, quindi anche una denuncia sociale che ci vuole. Sì, è un modo per dire di rivalizzare questa piazza e cercare sempre di portarla al fiore e all'occhiello, perché abbiamo monumenti a Napoli che ci invidiano, E onestamente. che meritano Portarla, sì, decisamente. merita di riportarla in una maniera degradante come adesso è davvero un peccato. È avvilente, decisamente. Quindi, Gennaro, però c'è una particolare menzione da fare per quanto riguarda il ristorante, perché noi ci siamo soffermati molto sulle pizze, ma anche il ristorante merita. Sì, come no. A Napoli e non solo siamo conosciuti per essere i primi a aver inventato le linguine a cartoccio. Ecco, quindi nel dettaglio in che cosa Sì, consiste? Per, diciamo, gli ignorri, ecco, come no. mettiamola così. Anche credo e mi spero che ci sia una minoranza che ancora non sappia cos'è le linguine a cartoccio. Comunque, niente, sono delle linguine trafilate al bronzo. E gli ingredienti sono tutti a base di frutti di mare, crostacei, gamberetti, polipi, scampi, e il tutto, una volta cotto, viene messo in una carta pergamena vegetale e farla stare 2-3 minuti sotto il forno, e per poi servirla sotto una specie di pallone gonfio, chiamiamolo così, che al momento è vicino al tavolo, viene aperto e quindi ne esce tutta la fragranza, per tutti i sapori e gli aromi del cartoccio. Beh, quindi Stupendo. fantastico. Beh, se le pizze ci hanno fatto venire un certo languorino, anche Vi invitiamo effettivamente. anche ad assaggiare le linguine a cartoccio, come Beh, chi vuole venire alla pizzeria, ristorante no. Bellini. Sì, ci troverà aperti tutti i giorni dal lunedì alla domenica solo a pranzo, operativi dalle 12 alle 16, 17, 18:30, 24. Quindi però, oltre, vabbè, chiaramente alla sede storica, beh, possono cercarvi anche sui social. Sì, siamo sul Facebook con il Bellini Ristorante Pizzeria, su Instagram e sul sito principale del ristorante, www.bellinoristorante.com.